ragazzi! Ciao! Oggi leggiamo insieme questo libro! Come si chiama? Si chiama Un pranzo da mostro, con delle bestiali lettere da aprire! Attenzione, contiene ricette da brivido! Ok, apri. Sei curiosa? Sì! Ok, allora leggiamolo insieme per la prima volta perché non l'hai ancora visto! Guarda qui! No! Però non lo dovevo toccare. Zuppa melmosa. Allora, vediamo cosa ti preparo stasera a cena. No! Unghie dei piedi con patatine e dita stufate. Unghie appena tagliate, patate, dita. La zuppa melmosa non mi ispira molto. Ingredienti: fango sporco, melma, limo, marciume, cottura 1000 ore. Va bene, basta. Basta, leggiamo. E poi 1000 ore sono più, perfino più di 30 giorni. Ok. Allora, un pranzo da mostro, guarda qui. Sì. Pussavia. Pussavia di Emma Garlett. Un bel giorno, un mostro affamato catturò il suo pranzo. Mostro era davvero soddisfatto. Il pranzo sembrava proprio appetitoso. Tu sei il mio pranzo, disse il mostro. No, non lo sono, rispose Pranzo. Mostro pensò che fosse uno spreco tenere per sé un bocconcino così succulento, perciò invitò tutti i suoi amici per un banchetto. Vediamo cosa sta scrivendo. Giriamo un po' il libro. Sei cordialmente invitato a una festa che si terrà presso la caverna del mostro il prossimo sabato. Verrà servito il pranzo. Baci, mostro. Pranzo sembrava preoccupato. Anch'io sarei preoccupata. Pure io. Leggi. Poco tempo dopo, mostro ricevette la prima risposta. Per il mostro della caverna, che è lui. Ok, puoi aprire. Ok. La risposta. Vediamo chi ha risposto. Carissimo mostro, sarei onorato di partecipare alla tua festicciola. Ho sempre fame e il tuo pranzo sembra molto invitante. Non vedo l'ora di assaggiarlo. Ti scrivo dalla costa Dos Melmas. Sto sorseggiando proprio ora una ragnocola. Ti allego la ricetta. Ci sono ragni dalle tue parti? Spero di sì. Incrocio le dita e le corna. Mi chiedevo, farai ingrassare un po' il tuo pranzo? Adoro il cibo succoso e paffuto, proprio come me. Mi piace in particolare rosicchiare le dita grassocce. Quelle troppo magre mi si incastrano tra i denti. A presto, amico mio. E ricorda, tienimi da parte le dita. Bavosamente tuo, Lord Mangiabudella, Marchese de Paludis. PS, mi scuso per la melma. Il dottore dice che è allergia. Che schifo, abbiamo toccato il suo moccolo. Però che ricetta c'è sotto? La ragnocola. Ingredienti: una scodella di ragni croccanti, un cucchiaio di vermi viscidi, sopraffina acqua di palude, un pesce marcio per ottenere le bollicine. No, non credo che la faremo, Alissa, vero? Ok. O vuoi lanciare una nuova serie delle ricette di Alissa con queste cose qua? No. Mostro era davvero felice che Lord Mangiabudella sarebbe venuto alla festa. Decise quindi di far ingrassare Pranzo, ma... Insomma, no, non la vedo molto bene per questo povero Pranzo. No. Pranzo ebbe un'idea. Signor Mostro, disse, sembra squisito, ma che ne diresti di una deliziosa torta al cioccolato? Mi farebbe ingrassare di più. Gli stava dando il brodo putrido con dentro... Cos'è questa roba secondo te? Vermi con mosche e anche mi pare un occhio di rana e anche una formica, delle forme di formica. Vediamo un po' se ha accettato la sua proposta. Mostro era sospettoso. Non aveva mai assaggiato una torta al cioccolato. Ma la ricetta si rivelò... Un successo! I due passarono la sera a rimpinzarsi. Mostro sperava che a quel punto Pranzo fosse abbastanza paffuto per Lord Mangiabudella. Intanto si è salvato, non ha dovuto mangiare quelle cose schifose. Sì, però è diventata notte. Sì, vediamo cosa succede. Oh, la mattina dopo ricevette un'altra risposta. Vediamo chi è.
Mio caro mostro, che piacere ricevere una lettera da te. Sono così contenta che pranzeremo insieme. Ti ricordi quando cenavamo da soli sulla spiaggia al lume di cero? Ah, bei tempi. Mi chiedo, riusciresti a fare in modo che il pranzo sia salato come piace a me? Mi faresti mostruosamente felice. Tua per sempre, Madame Gargoyle. PS. Spero apprezzerai il regalino che ti mando. Le rose sono rosse, i miei artigli sono blu. Eccone qualcuno che puoi tenere anche tu. Ok, e questa era la risposta di Madame Gargoyle con le sue unghie. Mostro non vedeva l'ora di accogliere Madame Gargoyle. Non la incontrava da milioni di anni. Aveva appena trovato il sale quando... Pranzo ebbe un'idea. Aspetta, Mostro! Per salarmi un po', perché non ci facciamo una nuotata al mare? Mostro non aveva mai nuotato nel mare prima di allora. L'acqua era fredda, ma... era così divertente! Mostro sperava che pranzo fosse abbastanza salato per Madame Gargoyle. Però in effetti nel mare il mare è salato. Eh sì, almeno così. Se proprio lo deve mangiare, almeno si è divertito un po' al mare, no? Presto ricevette un'altra lettera. Aprila tu, io non tocco quella mosca, Tocca, tocca, guarda, sembra vera, che schifo! Signor Mostro. C'è pure il sangue, oddio. Chissà cos'è. Che schifo! No. Chiudiamo, questa la saltiamo. Va bene, la leggo io. Che Elissa è aracnofobica. Cosa significa? Che hai paura dei ragni. Molto. Signor Mostro, tutto bene, amico? Il pranzo da te sembra buono. Porterò con me anche grande ghigno. Prepara sedie grandi e porzioni doppie. E poi pranzo deve essere extra viscido e melmoso. Ghigno dice che per fare pranzo melmoso ci vuole tanta melma. Hai, senza H, una vasca di melma? Gnam gnam! Ghigno dice che portiamo i nostri schiacciaossa personali. Arrivederci. GG. Mostro si pentì di aver invitato Grande Grugno, ma si mise lo stesso al lavoro e riempì la vasca di melma. Per fortuna, Pranzo ebbe un'altra idea. Oh no, Mostro, disse Pranzo, questa melma non basterà mai. C'è solo un luogo dove troveremo abbastanza fango, nella palude. Mostro adorava la palude e fino a quel momento le idee di Pranzo si erano rivelate ottime, quindi... si tuffarono nella palude! Sguazzare nella melma era uno spasso! Bene! Oh, ecco un altro mostro! Ma anche tu sei stata invitata alla festa? Si è messa sul tuo dipinto! Alissa, lei è un'invitata alla festa di mostro. Chissà che ingredienti vorrebbe lei. Pure io lo sono! Secondo me Bia ci farebbe aggiungere un bel po' di tonno. Sì. O di croccantini. Pure secondo me è tantissimo. E anche del latte. È vero, è vero. Ma anche tu sei stata invitata, Alissa? Sì. Sei Lady Pipistrello? Ok, dai, andiamo avanti. Tanto loro hanno fatto il bagno nella palude. Mostro pensava che pranzo fosse abbastanza viscido e melmoso per i due giganti, ma un po' iniziava a dispiacergli di doverlo mangiare. Ci si sta affezionando. Oh, guarda! Il giorno dopo arrivò un'altra busta. Signor Mostro. Sarà una ragazza a scriverlo. Sì, e guarda anche questa lettera è doppia. Ah, guarda com'è fatta! Gentile signor Mostro, sono lieta di accettare il gentile invito a partecipare alla sua festa. Ho giusto qualche appunto riguardo al mio regime dietetico. Può trovare le mie richieste qui sotto. Spero ne terrà conto. Fatina pelo folto. Che vorrà la fatina pelo folto? Allora, richieste. Il pranzo deve essere fresco, gelido. Niente calzini, scarpe o unghie dei piedi. No a glutine e lattosio. Abolite le ossa. Mi raccomando, il pranzo deve essere fresco. Mostro si grattò il naso, perplesso. I suoi ospiti avevano delle pretese davvero bizzarre. Una pietanza gelida? Fortunatamente, pranzo ebbe una
un'altra idea. Guarda fuori, mio mostruoso amico, rinfreschiamoci giocando con la neve. Mostro pensò che fosse un'idea eccellente. Che poi d'estate in effetti ci vorrebbe un po' di fresco. Beh, ma se nevicasse non sarebbe più estate. È vero. E eccoli qua che giocano, hanno fatto un mostro di neve, sono andati sulla slitta e... fu una giornata bellissima! E così arrivò la sera prima della festa. Pranzo era ormai paffuto, salato, viscido e fresco a puntino. Mostro però non voleva più mangiarlo. Non sembri più un pranzo. E tu non sembri più un mostro. Cosa potevano fare? Mostro rifletté a lungo. Poteva far scappare Pranzo, oppure nasconderlo, ma i suoi ospiti si sarebbero arrabbiati moltissimo. Non c'era nulla da fare. Doveva per forza servirlo. Concluse. Ai ai ai. Ah no. Forse lo fanno diventare amici. Il giorno dopo i mostri, uno dopo l'altro, arrivarono alla festa. Erano molto affamati e non vedevano l'ora di assaggiare il pranzo. Mostro diede loro il benvenuto. Accomodatevi, disse. Ho cucinato per ore. Il pranzo è servito. Il banchetto fu davvero delizioso. Vediamo che cosa hanno mangiato. Allora, lui ha mangiato delle dita di cioccolato. Invece... quella che voleva le cose fredde, i ghiaccioli alla frutta. Quello che voleva le cose di fango, la torta di fango. Quello che voleva le cose salate, i popcorn salati. E fu la festa più mostruosa e allegra di tutti i tempi. E anche Pranzo si divertì moltissimo. Alla fine è finita bene. Ok, però queste non le voglio vedere. Vediamo che ricette sono. La torta di fango, senza fango, nemmeno un po'. Gli ingredienti sono burro, cioccolato, latte, farina, cacao in polvere, zucchero, biscotti, uova, vaniglia e sale. Ti dai questa... deve essere buono. Dai, è stata una bella storia alla fine. Sì, è stata bella. Meno male che non se l'è mangiato il pranzo. Però in realtà poteva fare anche una cosa. Che anche lui era un invitato. Prendeva un costume da mostro, lo metteva e magari mangiava i popcorn salati. È vero, ma secondo me se li sono mangiati mentre li cucinavano. Comunque ragazzi, questo libro è molto carino. Mi è piaciuta l'idea delle letterine da aprire. Proprio bello, originale. Lo attacco su di te. E va bene, questo video per oggi finisce qui. Speriamo che la storia vi sia piaciuta. Vi lascio il link in descrizione per poter prendere questo libro. Noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao.